Buongiorno signor Sindaco, la domanda diretta che penso di poterle fare è questa: gradirei più una sua presenza settimanale nei quartieri poveri degradati di Napoli, per esempio la vorrei ogni settimana a Scampia, dove non esiste un supermercato, non esiste un cinema, non esiste nulla, e avere una sua presenza settimanale sarebbe un buon segnale per le persone, tante persone per bene che stanno lì, e anche per quelle non per bene, così capiscono che non sono i soli padroni del territorio. Grazie. Io, se si osserva la mia agenda, che forse sarebbe opportuno anche pubblicarla, io giro tantissimo, ogni giorno almeno 2-3 iniziative pubbliche, ovviamente vado moltissimo in tutti i quartieri della nostra città, talvolta i cittadini non lo sanno, perché non è che amo nemmeno tanto annunciare la mia presenza, perché accade certe volte quando si annuncia la presenza del sindaco c'è qualcuno che vuol far apparire che è tutto in ordine, e a me questa cosa dà fastidio, perché io voglio vedere la città così com'è tutti i giorni, però ovviamente la prendo come esortazione a stare ancora di più tra la gente, che è una cosa tra l'altro che a me piace tantissimo. Sindaco, buongiorno. Perché, vi chiedo, no, non esiste ancora a Napoli una fondazione per l'accoglienza al turismo, cioè una rete di tutti gli operatori del turismo, e a Sorrento, a Capri ci sta? Perché a Napoli ancora no? Da quando Napoli è ripartita alla grande sul turismo si è ripreso anche ad organizzarsi, la città tutta deve essere coinvolta nella programmazione e nel far funzionare al meglio i servizi per il turismo, le istituzioni, le realtà pubbliche ma anche quelle private. Devo dire, come assessorato alla cultura e al turismo del comune, si sta facendo tanto per mettere in rete tutti i soggetti che vogliono valorizzare e puntare sul turismo, che è un modo non solo per far vivere la nostra città ma anche per mettere in moto economia e creare posti di lavoro. Sindaco De Magistris, una domanda sul mondo dell'università. Quali sono gli obiettivi e le sinergie che il Comune di Napoli si prospetta di dare in collaborazione con la realtà universitaria locale per portare a Napoli sempre maggiori studenti Erasmus e per favorire l'internazionalizzazione? Ma noi vogliamo che Napoli possa diventare la città dei giovani. Mettere ancora maggiormente in rete l'università, le università della nostra città e il Comune di Napoli, e stiamo lavorando per una rete di servizi a favore dei giovani. Con l'assessore Clemente ai giovani si è portata avanti la carta dello studente, ma non ci fermiamo qui, perché io credo che noi dobbiamo lavorare molto in collaborazione con l'università per la residenzialità degli studenti, per i servizi pubblici migliori da e verso le università, quindi questo è un lavoro di rete che dobbiamo maggiormente mettere in campo, ma alcuni risultati si stanno vedendo e aumentano notevolmente le collaborazioni tra Napoli, le università straniere e anche le città di altre parti del mondo. Uno per tutto vorrei ricordare San Francisco, gli accordi fatti recentemente in Medio Oriente, anche con altre città, con scambi di giovani, chiamiamoli così, tra Napoli e le altre città, i nostri concittadini giovani che vanno in altre città del mondo e altri che vengono nella nostra città. Signor Sindaco, volevo sapere, a seguito del concerto tenuto a Piazza del Plebiscito di Mica per la festa della Nutella, volevo sapere se comunque c'era la possibilità che la piazza fosse riutilizzata in seguito, in futuro, per utilizzi simili, per altre attività culturali, quali concerti, che comunque mi stanno particolarmente a cuore. Grazie. Napoli si deve caratterizzare per un luogo che ospita eventi di livello internazionale importanti, cominciare da Piazza Plebiscito per andare anche in altri luoghi importanti della nostra città, il lungomare, Piazza Dante, Scampia, i parchi, gli stadi, l'ippodromo, la mostra oltremare, Terme di Agnano. Voglio venire in tantissimi a Napoli a suonare, a cantare, a fare eventi, a fare teatro, fare iniziative importanti, e dobbiamo rendere i luoghi accoglienti, praticabili, dove si può avere una fruizione collettiva. Noi lo stiamo facendo, abbiamo avuto qualche ostacolo di troppo ingiustificato e privo di buonsenso dalla sovrintendenza, ci auguriamo che il buonsenso prevalga, perché noi non ci fermiamo di fronte alle illogicità e irrazionalità. La cultura passa attraverso l'utilizzo degli spazi pubblici, e gli spazi pubblici devono vivere attraverso la partecipazione dei cittadini alla cultura.